Tutti ben collegati. Siete veramente molti Buonasera. e questo ci fa veramente molto, molto piacere. Non sono solo a parlarvi oggi, ci sarà anche con me Roberta, che penso vedrete Buonasera. nel video, che oltre ad avere una voce decisamente più interessante e piacevole della mia, è anche la collega responsabile dello schema UNPDR 125, quindi è la persona che in base register ha anche fatto il maggior numero di audit. Che cosa affronteremo oggi? Ma faremo un passaggio rapido sul contesto per poi ragionare su tutta una serie di punti della norma e di indicatori che nella nostra esperienza abbiamo visto avere o delle difficoltà o essere disattesi. Due informazioni veloci sul contesto. A luglio di quest'anno l'Accredia riportava 710 organizzazioni certificate, quindi è stato un anno nel quale c'è stata una progressione notevole. Come DASA Register contiamo di chiudere il fine anno intorno alle centinaia, quindi con un campione abbastanza rappresentativo sul quale fare delle riflessioni. Vediamo ora alcuni punti in dettaglio della norma. Partiamo con delle cose un pochettino più teoriche, per poi arrivare un pochettino più ai contenuti. Prego, Roberta. Bene, nel momento in cui l'azienda decide di implementare al suo interno un sistema di gestione ai sensi della 125, una delle primissime cose che deve fare è cercare di capire qual è il cluster di riferimento all'interno della quale si andrà a collocare, perché sulla base di quello saranno definiti il numero e il tipo di indicatori che l'organizzazione è chiamata a soddisfare e quindi rispetto ai quali dovrà misurarsi. Come sapete, la prassi, anche per agevolare le aziende più piccine, introduce una distinzione su base dimensionale, quindi tenendo conto del numero degli addetti di un'organizzazione, quindi distinguendo le aziende micro che vanno fino a un massimo di 10 dipendenti per arrivare poi alle aziende grandi che sono quelle che invece superano i 250 dipendenti. Come dicevamo, questo è importante capire dove mi colloco, perché per esempio nel cluster 3 e 4 le aziende sono chiamate a soddisfare tutti gli indicatori, mentre per le aziende più piccine 1 e 2 soltanto alcuni indicatori dovranno essere misurati. Cos'è importante? È proprio importante il calcolo degli addetti. Gli addetti devono essere considerati come le teste che sono presenti in organizzazione e quindi tutti i dipendenti, tutti gli dipendenti, gli addetti che sono a libro paga dell'organizzazione, che sono collocati in tutte le sedi dell'organizzazione, quindi se esiste una sede principale piuttosto che dei siti o delle sedi secondarie, là dove c'è del personale operativo, quello deve essere considerato, così come deve essere anche considerato eventuale personale che opera in distaccamento, per esempio presso dei clienti, magari contrattualmente si definisce un presidio fisso presso un cliente, e in quel caso il personale dell'organizzazione fa parte di questo totale che deve essere appunto ricompreso nel calcolo degli addetti. Chi invece assolutamente non deve essere considerato sono i professionisti e consulenti a partita IVA, anche quelli che dovessero avere una collaborazione continuativa non devono essere considerati. La politica l'abbiamo sempre trovata negli audit, diffusa tendenzialmente sul sito e all'interno dell'azienda. Che cos'è la politica? La politica è un indirizzo, è un modo di tracciare la strada. Quello che abbiamo trovato sono documenti più o meno strutturati, più o meno efficaci. Quello che difficilmente si trova, ma questo vale un pochettino per tutte le politiche, sono documenti che ti entusiasmano, documenti che ti danno uno slancio molto emotivo. D'altronde, se ci pensate, se il documento a fronte del quale dovremmo dare un indirizzo, probabilmente anche un po' di emotività lo dovrebbe avere. Però in termini di ciò che si trova e ciò che si diffonde, normalmente è sempre presente. Comitato guida. Il comitato guida, lo chiede la norma, lo troviamo. Composizione, la prassi parla di una persona del vertice. Qual è la migliore composizione? La migliore composizione è quando dentro c'è una persona di comando, delegata o diretta, e un uomo o una donna, quindi da un minimo di due persone. Questa sarebbe la composizione minima del comitato guida. Il comitato di DASA, per esempio, è composto da cinque persone.
Qual è la finalità del comitato? La finalità del comitato, ci dice la prassi, è implementare e portare avanti la politica, quindi collaborare a definire quelli che sono gli obiettivi, monitorare delle situazioni, fare delle valutazioni, rilanciare eventuali proposte di correzione. Una delle cose che non si trova e che sarebbe opportuno formalizzare, o meglio, qualche volta si è trovato nel documento di nomina, sono le regole di funzionamento del comitato. Un comitato in quanto tale dovrebbe avere, volendo un regolamento, ma senza arrivare tanto, un minimo di definizione di regole. Esempio banale, come si decide in caso di opinioni diverse. Il comitato è una funzione aziendale, tra virgolette, funzione, quindi dovrebbe essere presente anche nell'organigramma. I vecchi storici amanti dell'organigramma probabilmente vorrebbero vederla tratteggiata in quanto è una funzione che si attiva, l'importante è che sia presente. Altro elemento caratterizzante, se vogliamo, di questa prassi è il budget, perché a differenza di altre norme, la prassi appunto richiama in maniera esplicita, sia come requisito che come anche indicatore, la definizione di budget, che altro non è che una somma, quindi che l'alta direzione decide di destinare alle attività in tema di parità di genere per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi. Ora, più di frequente le aziende in qualche modo ci chiedevano come e dove dovesse essere formalizzato questo budget e soprattutto quale fosse la somma giusta da accantonare per le attività da destinare alla parità di genere. Ora naturalmente non c'è una risposta univoca a queste domande, quindi ciascuna azienda giustamente al suo interno è libera di individuare da una parte il documento migliore dove andare a formalizzarlo questo budget. Magari l'azienda ha già un suo sistema di pianificazione, quindi esisterà una voce dedicata appunto alla parità di genere, potrà essere ricompreso all'interno del riesame della direzione. Molto spesso l'abbiamo visto nelle lettere di nomina del comitato, quindi non solo individuo quelle che sono le funzioni, le responsabilità e il ruolo del comitato guida, ma individuo e gli indico anche quale sarà la somma che in qualche modo il comitato e l'azienda tutta intera potrà disporre per portare avanti appunto gli eventi e le attività in tema di parità di genere. Cosa particolare, abbiamo visto per esempio un altro caso dei piani strategici dove il budget non era una somma unica definita, ma era l'esploso di tante piccole voci di costo che venivano accostate, scusate il gioco di parole, venivano accostate alle diverse attività. Quindi l'azienda decideva di mettere in campo, non so, degli eventi formativi piuttosto che della comunicazione specifica, ciascuna di queste attività o di obiettivi accostava un valore economico. La somma di queste attività e di questi valori economici in qualche modo definiva un budget complessivo che in un dato momento l'azienda decideva di destinare fino poi al raggiungimento delle diverse obiettivi, delle diverse attività. Il piano strategico, anche questo è un altro elemento particolare che devo dire molto sinceramente, anche con un pizzico di sorpresa, era quello che destava maggiori preoccupazioni presso le organizzazioni e i consulenti, cioè non si capiva che forma bisognasse dare a questo benedetto piano strategico, non si capiva quali fossero i contenuti del piano strategico. Ora, se da una parte, come vedremo anche dopo, in alcuni casi la norma è un po' nebulosa, soprattutto quando parliamo dei KPI, su tutti gli altri requisiti c'è da dire che è molto puntuale ed è molto precisa. Quindi, se noi seguiamo in maniera pedissequa e alla lettera quello che è il dettame della prassi, difficilmente, diciamo, ci possiamo sbagliare. Di fatto, quando parliamo di piano strategico, né più nemmeno parliamo di un documento attraverso il quale l'organizzazione non farà altro che definire gli obiettivi da perseguire in tema di parità di genere. E lo farà facendo un focus particolare su quelle che sono le famose sei aree tematiche che in qualche modo rappresentano l'elemento caratterizzante di maggiore criticità se parliamo di pari opportunità all'interno di un'organizzazione, vale a dire la selezione e il reclutamento del personale, la gestione delle carriere, l'equità remunerativa, la genitorialità e la cura, la conciliazione vita-lavoro e gli aspetti legati alle segnalazioni degli abusi e degli eventi, diciamo così, discriminatori.
Quello che è importante, e lo vediamo a mo' di esempio nella slide successiva, è fare il punto della situazione ad oggi, cioè l'azienda dovrebbe essere in grado di fare una fotografia di quello che è lo stato attuale all'interno della sua organizzazione e quindi rispetto a quelle aree tematiche che ci indica obbligatoriamente, nel senso devono essere tutte trattate all'interno del piano strategico, l'azienda deve in qualche modo fare un'analisi rispetto a come si colloca e quindi se in qualche modo è confidente perché ha delle procedure, a degli strumenti organizzativi, a delle modalità operative consolidate e strutturate, questo in qualche modo la può mettere al riparo e quindi non necessariamente dovrà andare a definire degli obiettivi. Al contrario, se invece non ho un processo che è ben presidiato, perché magari non ho mai pensato di definire una politica di conciliazione vita-lavoro, oppure non ho mai pensato di mettere nero su bianco relativamente ai servizi di welfare, la prassi mi chiede in qualche modo di farlo e allora lì io potrò definirlo un obiettivo. E questo già in qualche modo definisce quelli che sono i punti di forza o di debolezza, che è uno degli aspetti che la prassi assolutamente richiama e vuole che l'organizzazione in qualche modo identifichi su quelle aree. Quindi faccio la fotografia dello stato attuale all'interno dell'organizzazione. Se sono confidente del presidio e del controllo sul processo, non ho bisogno magari di definire ulteriori obiettivi di miglioramento. Al contrario, definirò un traguardo atteso, definirò delle responsabilità, quindi chi farà che cose e soprattutto chi controllerà che quelle cose siano state fatte, individuerò delle risorse materiali, economiche, strumentali e una scadenza di monitoraggio. Quindi non posso pensare di buttare lì un obiettivo e che poi prima o poi andrò a verificare nel suo stato di attuazione, ma mi dovrò dare delle frequenze di controllo, di monitoraggio per vedere effettivamente se poi i risultati attesi sono stati raggiunti oppure no. In caso positivo, ok, flaggo e vado avanti. In caso negativo, magari ritorno a ragionare su quelle che possono essere le risorse, le azioni messe in campo, le responsabilità ed eventualmente ritaro in qualche modo le azioni e rilancio per il periodo successivo. Quello che è importante è che l'obiettivo deve essere definito in un periodo, in qualche modo di riferimento, così che io possa andare a verificare nel corso del tempo l'andamento di quell'attività. Selezione ed assunzione, questo è uno dei punti che trovate anche sia come richiesta della prassi che come elemento da valutare nel piano strategico. Allora, le aziende vivono perché ci sono delle persone che le fanno funzionare. Negli ultimi 20-30 anni abbiamo capito che l'essere umano è diventato l'elemento fondamentale di un'azienda. Partiamo dal primo errore che si vede nelle selezioni, questo è in generale, scegliere persone che gli piacciono rispetto a persone che mi servono. Questo, se volete, è uno degli errori canonici delle aziende. Allora, il primo strumento del quale un'azienda si dovrebbe dotare è il profilo tipo, cioè un documento che mi dica non solo la job description, quindi tutto quello che deve fare la persona, ma che identifichi il contesto che questa persona debba avere e che mi metta tutte quelle caratteristiche anche relazionali che la persona mi auguro posso avere per ricoprire quel ruolo. Poi dovrò avere una forma di selezione tale per cui selezionerò la persona per quel tipo di profilo. Ovviamente alla fine del percorso ci metterò chi mi piace, ma non dovrebbe essere il driver principale. Le procedure di selezione dovrebbero essere formalizzate, cioè dovrebbe esistere un documento che descriva come viene fatta una selezione, quanti colloqui devono essere fatti, chi deve parlare e con chi. Nelle procedure di selezione dovrebbe essere anche indicato che cosa non si deve fare o che cosa non si deve chiedere. Su questo aspetto la prassi punta l'attenzione a non andare a indagare in quelle aree che sono quelle della famiglia, quelle personali, ma se volete sono cose etiche, non andrebbero fatte a prescindere in un colloquio, quindi non dovrei andare a indagare nell'aspetto familiare, nella genitorialità, in tutte quelle che sono le aree che non hanno a che fare con il lavoro. Qui troviamo spesso, o cominciamo a trovare la procedura, spesso non c'è la cultura della selezione. Gestione della carriera. Allora, il tessuto italiano è fatto prevalentemente da piccole, piccolissime, microimprese, quindi quando parliamo di carriera, per salire bisogna che chi sta sopra se ne vada, gli organigrammi sono abbastanza schiacciati. Quindi, per esempio, cominciare a far passare
la cultura che la carriera non è solo verticale, prendo un posto di chi sta sopra me, ma carriera può essere anche orizzontale, prendo altre competenze, prendo altre responsabilità, e quindi questo è un processo sia culturale che di comunicativo, ma soprattutto quello che non c'è in tantissimi, è a fronte di che decido un passaggio di carriera e come avviene quel passaggio di carriera. Pensate semplicemente a quali criteri adotto per fare una valutazione a fronte del quale aumento un livello, faccio un passaggio di carriera di una persona. Molto spesso sono discrezionali e tutto ciò che ha a che fare con discrezionale in azienda non è mai una bella cosa. Il salario è un altro aspetto che purtroppo le piccole e micro imprese italiane hanno. Guardate che non avere una correttezza salariale è il modo migliore per ammazzare il clima in azienda. Avere due persone in azienda che fanno la stessa cosa e uno prende molto più dell'altro, quello che prende di più pensa che è corretto, perché lui è più valido. Quello che prende meno invece pensa che sia scorretto e che non venga riconosciuto. Quindi equità salariale è sia correttezza che condizione minima o che contribuisce a un buon benessere aziendale o una base per avere un benessere aziendale. Quindi le aziende dovrebbero dotarsi di una politica di remunerazione, cioè di un indirizzo, di una regola a fronte delle quali vengono dati i danari. Le politiche di remunerazione possono essere anche semplici, del tipo: chi ha lo stesso livello prende gli stessi soldi, chi fa le stesse cose prende gli stessi soldi, chi ha lo stesso livello e fa le stesse, ha la stessa mansione prende gli stessi soldi. Questo terzo esempio che vi ho fatto, per esempio, permette di avere diversi livelli di remunerazione. Una politica salariale, oltre a essere definita e pubblica, dovrebbe avere anche un periodo di revisione. Faccio un esempio pratico. Chi appartiene allo stesso livello e ha la stessa mansione prende gli stessi soldi e tutte le remunerazioni vengono riviste a aprile di ogni anno. Ovviamente, quando parliamo di equità salariale, non si esclude il fatto che dovrebbe esistere anche una forma di remunerazione variabile. Che cos'è una forma di remunerazione variabile? È una forma dove il mio stipendio può aumentare in funzione di una serie di condizioni. La remunerazione variabile, se volete, più corretta è quella legata al profitto aziendale. Se l'azienda raggiunge questi risultati, probabilmente il mio stipendio potrebbe aumentare di X. Ci sono aziende, e questi sono casi, sono buone prassi, dove lo stipendio mensile può avere una parte che aumenta in funzione del risultato aziendale. Alcune funzioni, tipo l'area commerciale, ha sempre avuto una funzione di remunerazione variabile. Un altro elemento che rende importante la parte variabile è il sistema premiale, quindi avere anche qui in azienda una politica che definisca come vengono definiti e quantificati i premi. Faccio anche qui un esempio banale. I premi per questo livello possono arrivare a una mensilità. I premi per questo livello possono raggiungere le due mensilità. I premi possono diminuire o aumentare in funzione del risultato dei traguardi economici dell'azienda. Quindi metto una parte economica aggiuntiva legata al premio, che la chiamo premio. È chiaro che quando parlo di premio parlo anche di aver definito a monte un traguardo a fronte del quale, se io l'ho raggiunto, prenderò quel premio. Molto spesso qualcuno con accortezza svincola la parte di pagamento dalla parte di risultato aziendale, soprattutto quando ci sono dei premi personali. Esempio pratico: il tuo premio è X e lo raggiungerai a fronte di questi traguardi. Questi tre traguardi sono tuoi personali, l'azienda garantisce il premio anche se non dovesse prendere il budget. Questo è un esempio. Ovviamente, quando parliamo di politica di premiazione, le cifre sono definite. Le aziende dovrebbero avere anche una politica di incentivazione, cioè un qualcosa che va oltre al salario, un qualcosa che va oltre al premio, che potrebbe essere una buona prassi. Una delle politiche, delle tante politiche di incentivazione che esiste in Dasa Register, è la miglior segnalazione di non conformità prende un premio economico. Il miglior spunto di miglioramento prende un premio economico.
Sulla parte economica effettivamente abbiamo trovato tanta, tanta carenza. Un altro punto che troviamo nel piano strategico e nelle cose che un'organizzazione deve fare è l'attività di prevenzione di ogni forma di abuso. Allora, quasi tutti dicono abbiamo aperto un canale di segnalazione, ma la segnalazione non è la prevenzione, la segnalazione è la raccolta della situazione. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che io viva una situazione di prevaricazione, di molestia, di abuso. In primis ci sto male. Ci sono dei livelli, se volete. In primis ci sto male, mi dà fastidio. Poi magari mi dà fastidio, mi incavolo, no? Poi mi dà fastidio, mi incavolo e non ci dormo la notte. Mi dà fastidio, mi incavolo, non ci dormo la notte, decido di segnalare. Oppure arriviamo al livello massimo, mi dà fastidio, mi incavolo, non ci dormo la notte, segnalo e faccio pure una denuncia in qualche autorità. Quando parliamo di segnalazione, stiamo parlando della terza fase. Le prime due, nelle quali sono stato male, che è la maggior parte dei casi, io della segnalazione non le prendo. Quindi l'organizzazione dovrebbe avere un sistema di indagine attivo, non passivo, sull'identificazione di possibili forme di abuso. Quindi le survey, e le survey devono essere fatte con un certo costrutto, cioè la domanda deve essere pertinente, non deve essere una survey, ti piace che l'azienda sta facendo questo percorso, non servono a nulla queste cose. Le survey devono dire, negli ultimi 12 mesi hai vissuto una condizione che tu ritieni di abuso, di possibile molestia, appunto di domanda, quindi deve essere un discorso molto specifico. Altro aspetto possono essere gli audit, il confronto, andare a chiedere, parlare di certe cose, il confronto annuale con i collaboratori. E poi esistono anche condizioni fisiche. Vi faccio un esempio, se volete, semplice. Un'azienda con tanti uffici a porte chiuse rispetto a un'azienda con uffici vetrate e visibili, ma nel secondo caso la molestia è molto più difficile. La pianificazione del lavoro, dover raggiungere un cantiere di notte, che grido che pensate alle aziende di polizia, per esempio, no? Quindi quando si parla di prevenzione, il limitarsi alla segnalazione è troppo poco. Sotto l'aspetto segnalazione, tutte le aziende hanno costruito la mail di segnalazione, bene o male tutte le aziende hanno capito che questa mail deve essere scaricata da più persone onde evitare il conflitto, molti stanno adottando whistleblowing, facendolo passare tramite l'organismo di vigilanza, va bene tutto, ma non basta, è solo un pezzo. Bene, parlando invece di comunicazione, dentro e fuori l'organizzazione, insomma, credo non ci sia nulla da aggiungere sull'importanza di quanto sia appunto fondamentale comunicare dentro l'organizzazione e fuori di essa. Quindi tutti gli stakeholder dovrebbero essere coinvolti. È importante soprattutto rispetto alle tematiche sulla parità di genere, sulla diversità e sull'inclusione, che l'azienda faccia formazione, informazione, che sensibilizzi le proprie risorse, che mandi un messaggio anche all'esterno cioè al di fuori dei suoi confini, quindi non solo all'interno dell'organizzazione, ma anche fuori di essa. Naturalmente i canali di comunicazione oggi ce ne sono di ogni. Rispetto agli attori esterni, il sito sicuramente è uno dei veicoli principali, piuttosto che i social, però sicuramente la prassi ci chiede di fare uno sforzo in più. Quindi laddove possibile, magari ci sono aziende che hanno la possibilità di incontrare in eventi, in riunioni, i loro clienti, i loro fornitori, insomma, magari sfruttare quelle occasioni per, diciamo così, presentare quelle che sono le proprie politiche, i propri valori, i propri principi in tema di parità di genere. Questo è fondamentale. E a questo riguardo devo dire che la prassi pone l'accento su una questione particolare, vale a dire, in caso di aziende che partecipano a reti di impresa piuttosto che a dati, nel caso di consorzi, piuttosto che di general contractor, la prassi sottolinea l'opportunità in questi casi di poter coinvolgere i propri fornitori, i propri outsourcer, i propri consorziati, addirittura in qualche modo estendendo anche a loro la certificazione per la parità di genere.
Adesso non so fino a che punto io possa convincere, insomma, il fornitore a certificarsi ai sensi della PDR. Certamente posso fare anche verso di lui un'attività di sensibilizzazione e di comunicazione, perché se io, azienda certificata, porto avanti determinati principi e politiche, devo in qualche modo essere certa che anche la rete dei miei collaboratori possa in qualche modo essere in linea con questa mia visione, no? Per cui devo anche stare attenta, come dire, a chi mi metto in casa, per cui, insomma, che non venga sconfessato in qualche modo l'impegno e il principio che l'azienda certificata per la parità di genere in qualche modo porta avanti. Abbiamo visto per esempio delle aziende che hanno fatto un'attività di survey, di indagine per esempio nei confronti dei loro consulenti, quindi hanno somministrato un piccolo questionario, poche domande, ma giusto per avere un'idea per capire insomma come i loro fornitori si collocassero e si ponessero rispetto per esempio a certe tematiche appunto. Sulla parità di genere, la conciliazione vita-lavoro, come erano organizzati per quanto riguardava la flessibilità oraria, addirittura qual era la loro popolazione di lavoratori suddivise tra uomini e donne. E devo dire che in alcuni casi, insomma, alcuni fornitori sono dimostrati anche molto collaborativi e interessanti. Quindi ecco, sicuramente questa è una cosa importante dove vale la pena porre l'attenzione nei casi in cui appunto ci troviamo in RT, in general contract o in consorzi. Formazione. Allora, facciamo una premessa. Questo strumento, la PDR, è sicuramente un discreto metodo per ridurre il divario di genere dal punto di vista organizzativo. Però in realtà eliminare il divario di genere è un processo prevalentemente culturale. E quando parliamo di cultura, vuol dire formazione, vuol dire formazione specifica, vuol dire formazione di alto livello. Questa è una delle aree più carenti in assoluto che abbiamo trovato, cioè di formazione le aziende hanno fatto qualcosa, chi ha fatto più, chi ha fatto meno, chi ha fatto veramente poco. Qui realmente c'è da investire, cioè soprattutto anche il vertice. Sapete che le organizzazioni sono l'espressione culturale di chi le governa. Se preferite una rappresentazione un pochettino più semplice, pesce puzza dalla testa. Quindi è il vertice dell'azienda in primis che deve investire nella sua formazione perché il resto sarà cascata. Come dicevo, questa è un'area abbastanza carente. Ci siamo anche resi conto, come testa di vista, che c'è una carenza di offerta, per cui per i nostri clienti metteremo a disposizione un piccolo percorso di formazione specifico. Dunque, come tutti i sistemi di gestione che si rispettino, anche la 125 prevede che siano condotti degli audit interni all'interno dell'organizzazione. La 19.011 naturalmente rimane la norma di riferimento con tutti i principi e criteri che in essa sono definiti. Naturalmente uno tra questi è il principio dell'imparzialità, per cui nel momento in cui si fanno gli audit interni avere insomma l'accortezza di non verificare ecco, il proprio operato. Come dicevamo, la prassi è molto puntuale e rispetto agli audit interni ci dice addirittura quali sono le evidenze di tipo quantitativo e qualitativo che devo raccogliere per verificare la conformità del sistema. Quindi anche nel momento in cui dovessi andare a costruire la mia checklist di raccolta delle evidenze, posso fare riferimento proprio esattamente a quei punti della prassi. Quindi da un punto di vista quantitativo, solitamente mi chiederà tutto quello che è reportistica, KPI, obiettivi, eventuali non conformità, segnalazioni. Da un punto di vista qualitativo mi chiederà sostanzialmente lo stato della politica, eventuali aggiornamenti del piano strategico, della documentazione, lo stato dell'arte rispetto alla formazione piuttosto che agli eventi comunicativi. Gli audit interni naturalmente poi saranno input per la cosiddetta revisione periodica, che altro non è che il cosiddetto riesame della direzione, dove anche in questo caso si richiede che almeno una volta l'anno l'organizzazione possa in qualche modo fare così una panoramica generale sul proprio sistema per capire magari da un anno all'altro come sono andate le cose e valutare la coerenza o meno di certi strumenti. Quindi vedere e valutare le attività se sono state svolte o meno, valutare se il piano strategico è sempre coerente rispetto agli obiettivi e alle attività aziendali, valutare lo stato di avanzamento dei KPI.
E quindi parlando proprio di KPI e quindi di indicatori, in qualche modo, come dire, veniamo un po' alle note dolenti. Monitoraggio degli indicatori, anche qui, come era nel caso degli obiettivi, l'azienda deve definire le frequenze con cui lei intende andare a monitorare e a misurare quegli indicatori. Ora, tipicamente noi andiamo in azienda, facciamo l'audit e vediamo, diciamo, alla data dell'audit, l'azienda definisce la data di misurazione, di solito, insomma, contestualmente alla data dell'audit. Quello che è importante è che l'azienda, come dicevo, definisca essa stessa le frequenze di monitoraggio, quindi può essere l'anno solare, può essere ogni 3 mesi, ogni mese. La prassi ci chiede comunque di andare a individuare con quale frequenza e ogni quanto questi indicatori appunto devono essere monitorati. Poi presumibilmente ci saranno appunto gli indicatori di tipo qualitativo che magari avranno una, diciamo così, frequenza di monitoraggio un po' più ampia, quelli magari di tipo quantitativo, presumibilmente potrei anche vederli con una frequenza più ravvicinata. Dicevo delle dolenti note, perché in realtà quando parliamo degli indicatori, non poche volte ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà anche di tipo interpretativo con le aziende, nel momento in cui andavamo a misurare gli indicatori che appunto l'organizzazione era chiamata a misurare e ad applicare, insomma, talvolta non era sempre facile arrivare ad una interpretazione univoca. Devo dire che da questo punto di vista ci siamo un po', come dire, confortati nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con Accredia a fine ottobre, perché effettivamente la stessa Accredia ha confermato che queste perplessità e questi dubbi sono un po' diffusi e sono un po' di tutti gli enti, quindi un po' tutti gli enti stanno trovando queste difficoltà e Accredia stessa ce l'ha confermato, anche loro come valutazione sulle nostre realtà e sulle nostre commesse hanno potuto in qualche modo confermare questa sorta di, diciamo così, disagio. Questo perché? Perché se da una parte l'intento e l'obiettivo della prassi forse voleva essere proprio quello di andare a enfatizzare, a promuovere, a rafforzare l'empowerment femminile, la presenza delle donne all'interno dell'organizzazione e la garanzia appunto di un trattamento paritario tra uomini e donne, in taluni casi finisce quasi per penalizzare alcune realtà. Pensiamo per esempio a un'azienda che è totalmente al femminile, rischierebbe di essere penalizzata perché effettivamente nel momento in cui mi chiede in alcuni indicatori di andare a misurare quante donne ci sono, ma poi di rapportarle alla popolazione maschile, rischio magari di non prendere l'indicatore, quindi di non vedermi attribuito quel punteggio che mi è utile poi arrivare al famoso score del 60%. Ora, quello che abbiamo capito sicuramente in questi mesi di certificazione è che bisogna operare secondo buon senso e fin tanto che è possibile, perché presumibilmente ci saranno degli indicatori che in talune realtà, in talune aziende, rimarranno sempre a zero. Basti pensare ad esempio, non so, ad un'azienda edile di costruzioni, di manutenzione, di installazioni, dove tipicamente la popolazione è per maggioranza maschile. Ora, non possiamo chiedere all'azienda di snaturarsi e quindi nei periodi a venire andare a inserire quanto più donne in modo tale di andare a pareggiare quel famoso indicatore. Cioè, questo sarà abbastanza difficile, quindi per quanto le aziende, come ci dicono, possono uscire con delle candidature, con degli annunci di selezione che sono i più neutri possibili, quindi senza nessuna distinzione tra i generi, è pure vero che insomma se vado a cercare una figura da inserire in cantiere con molta poca probabilità mi potranno arrivare delle candidature da delle donne. Quindi insomma questo per dire che appunto fin tanto che è possibile e secondo il buon senso. Allora, adesso entriamo un pochettino nei vari indicatori. Quelli che trovate scritti in corsivo, il testo dell'indicatore, sono quelli presi dalla tabella presenti nella prassi. Allora, il KPI numero 4 dell'area governance cita definizione di obiettivi legati alla parità di genere e loro attribuzione ai vertici e al management per i quali saranno valutati. Ma premesso che gran parte delle aziende manco valuta il loro management, quindi la loro direzione, le loro persone di riferimento. Questo è un KPI praticamente sempre a zero che abbiamo trovato. Allora, quale potrebbe essere il percorso corretto? Chiudere un primo ciclo di valutazione, quindi un primo anno, vedere gli indicatori che numerano porti e per l'anno la portano, arrivano, e per l'anno successivo formalizzare nel piano obiettivi
delle persone di comando, quindi quelle che riportano al vertice, all'amministratore, alla direzione generale, alcuni di questi obiettivi. Ovviamente, se creo un obiettivo, devo anche poi creare un sistema di valutazione. KPI numero 4 dell'area risorse umane, dell'area personale, cita presenza di politiche di mobilità interna e di successione a posizioni manageriali, coerente con i principi di un'organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere. L'indicatore parla di presenza di politiche, quindi prevalentemente di documenti. Allora, il documento lo si trova facilmente. I criteri con i quali c'è un'associazione a posizione manageriale sono sempre carenti. Resta sempre una forma discrezionale. Andare a stabilire tutte queste cose, andare a rendere visibili alcune dinamiche, rientra in quella dinamica un po' anche come l'equità salariale, di avere visibilità di quello che succederà in me e di avere visibilità di quello che è la mia remunerazione, come di avere visibilità sul fatto che se io ottengo delle prestazioni migliori ho una remunerazione migliore perché è collegata con l'obiettivo. Rimanendo sempre in area risorse umane, il KPI numero 6 parla di presenza di referenti e di prassi a tutela dell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento ad episodi di molestia e di mobbing. Quindi ce ne parlava anche prima Riccardo, affrontando il tema, diciamo così, della prevenzione degli abusi all'interno dell'organizzazione. Devono essere definite appunto delle modalità, ma quello che è importante è che siano identificati i referenti, quindi a chi io eventualmente posso far arrivare la mia segnalazione. Solitamente abbiamo visto che il comitato guida, giustamente come chiede anche la prassi, è sempre coinvolto in queste dinamiche. Quello che è importante è che laddove la segnalazione dovesse interessare un membro del comitato guida, ci sia la possibilità, attraverso gli altri elementi e componenti, di poter bilanciare e, insomma, trattare e gestire la situazione, insomma, reclamo la segnalazione in maniera ovviamente imparziale. Lo dicevo prima, insomma, parlando di crescita e di inclusione delle donne, uno dei KPI richiesti è quello appunto di valutare la percentuale delle donne all'interno dell'organizzazione rispetto alla totalità dell'organico con riferimento al benchmark dell'industria di riferimento. Anche qui si aprono dei scenari abbastanza particolari, nel senso che effettivamente poi le aziende molto spesso ci dicono: ok, ma dove andiamo a cercare noi effettivamente il valore rispetto al quale poterci confrontare, no? Allora, la prassi parla del benchmark dell'industria di riferimento e allega in appendice B una serie di esempi che possono tornare utili, così come anche nelle FAQ dice di andarsi in qualche modo ad iscrivere sul sito dell'ISTAT e fare delle interrogazioni. Quello che effettivamente noi abbiamo notato è che non è poi così semplice riuscire a, diciamo così, venire a capo di queste informazioni e avere degli elementi chiari, dei numeretti, insomma, che ci permettono di capire effettivamente se poi l'azienda rispetta o meno quell'indicatore e se ci sta dentro quella che è la misurazione che in qualche modo chiede la prassi. Stessa cosa per quanto riguarda il discorso legato alla qualifica di dirigente. Qui c'è, insomma, è necessario fare una precisazione. Molto spesso ci siamo trovati in situazioni dove l'azienda magari pensava e in prima battuta aveva dato come positivo un indicatore di questo tipo, perché dice: è vero, io non ho dei dirigenti all'interno dell'organizzazione, ma magari ho delle figure, delle risorse che possono essere equiparate per responsabilità, per compiti, per ruolo all'interno dell'organizzazione, posso in qualche modo equipararla ad un dirigente. Ora, qui bisogna stare molto attenti, nel senso, la prassi parla di qualifica di dirigente, quindi i contratti che prevedono la qualifica di dirigente, e quindi laddove l'organizzazione eventualmente abbia delle risorse inquadrate in questo senso, possono essere considerate e quindi potrò eventualmente attribuire l'indicatore e il valore numerico. Viceversa, se la qualifica di dirigente contrattualizzata come tale non c'è all'interno dell'azienda, né per le donne né per gli uomini, l'indicatore non può essere considerato applicabile. Allora, nell'area equità remunerativa per genere, siamo al KPI 1 che cita percentuale di differenza retributiva per medesimo livello inquadramentale per genere a parità di competenze. E la tolleranza che la prassi dà è il 10%. Allora, questo è un indicatore disatteso oltre il 90%. È veramente, veramente difficile trovare un'azienda che abbia equità remunerativa. E spesso non è solo uomo-donna, ma anche uomo-uomo e donna-donna.
È un antico retaggio, è un antico retaggio, è un'area sulla quale effettivamente c'è molto da lavorare, partendo proprio da definire delle politiche. Percentuali di donne con remunerazione variabile, siamo sempre nell'area equità remunerativa, per assicurare una corrispondenza del salario variabile in maniera equa, rendendo ovviamente noto ai lavoratori e alle lavoratrici le procedure e i criteri nell'attuazione delle politiche retributive. Questo indicatore è spesso zero, non tanto per la diversità di genere, nel senso che l'uomo ha il premio e la donna non ha il premio, ma perché spesso non ci sono proprio sistemi premianti o comunque un salario variabile distribuito in maniera equa. Non è così zero come l'altro caso, ma spesso è negativo. È un'altra area nella quale è chiesto uno sforzo culturale e un adeguamento a una forma di gestione del denaro aziendale, ovviamente relativamente alla remunerazione, in maniera più equa e corretta. Nell'ambito invece dell'area genitorialità, qui diciamo che è il massimo esempio della confusione, permettetemi, con cui Uni ha scritto taluni indicatori, in particolare questi legati ai congedi di paternità. Vi invito a far riferimento alle correzioni che sono state fatte rispetto a questi indicatori sulle FAQ Unicredia del 2 maggio 2023, che sono appunto quelle in ultima revisione, perché come potete notare dalla dicitura del KPI, hanno accostato in maniera errata il concetto di congedo di paternità, che presuppone l'obbligatorietà, ai primi 12 anni di vita del bambino, che invece è quello che si riconosce con il nuovo decreto 105 ai congedi parentali. Quindi congedi parentali dove l'età dei bambini è stata alzata dai 10 ai 12 anni, ma quando parliamo di congedo di paternità è il congedo di paternità obbligatorio, quindi 10 giorni che obbligatoriamente il padre è tenuto a fruire a distanza, insomma, al momento del parto. Ecco, quindi aver accostato congedo di paternità con i 12 anni di vita del bambino è un'incongruenza, perché non ha senso. Il congedo di paternità è obbligatorio, i primi 12 anni di vita fanno riferimento al congedo parentale, che invece è un congedo facoltativo. E quindi allo stesso modo anche l'indicatore successivo, qui fa riferimento invece in maniera corretta al congedo di paternità come obbligatorio, e quindi laddove ci fossero dei papà all'interno dell'organizzazione che hanno fruito di questi congedi di paternità, insomma, tendenzialmente quelle poche occasioni in cui abbiamo potuto verificare, ecco, situazioni del genere, obiettivamente non ci sono mai state delle situazioni di non rispetto di quello che in qualche modo l'azienda deve riconoscere al neo papà. Quindi i 10 giorni venivano poi effettivamente fruiti tutti, insomma. Quindi ecco, laddove c'è stata questa situazione, l'indicatore poi era di fatto sempre positivo. Però anche per questo indicatore vi invito a fare riferimento alla revisione delle FAQ. Quindi, visti insomma quelli che sono gli aspetti più tecnici, requisiti insomma della prassi, volevo aprire una piccola parentesi invece per quanto riguarda i meccanismi di incentivazioni, che credo insomma possano interessare effettivamente tutte le aziende. Insomma, vi ricordate, noi siamo partiti a marzo del 2022, dove appunto la prassi veniva pubblicata. Noi enti di certificazione abbiamo cominciato a rilasciare certificati a partire da luglio, e da quel momento in poi effettivamente poi sono state messe in pista, in campo, tutta una serie di iniziative, decreti circolari che effettivamente erano stati al tempo definiti dal PNRR, piuttosto che delle modifiche legislative, le modifiche del codice per le pari opportunità in primis, che nel momento in cui ha introdotto appunto l'articolo 46 bis andava ad introdurre la certificazione per la parità di genere come elemento premiante per le aziende che avessero voluto intraprendere questo percorso, riconoscendo appunto tutta una serie di meccanismi di incentivazione. Per cui a ottobre del 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Dipartimento per le Pari Opportunità, ha decretato le modalità per la decontribuzione previdenziale, e a valle di quello appunto l'INPS il 27 dicembre dello scorso anno, con la circolare 137, ha definito effettivamente quelle che fossero le misure dell'esonero per il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, una misura non superiore all'1% e quindi fino a un 50.000 euro per ciascuna azienda.
Sistemi premiali naturalmente venivano riconosciuti alle aziende in fase di valutazione dei loro progetti per appunto quei bandi che in qualche modo riconoscevano degli aiuti da parte dello Stato. Importante anche la modifica ulteriore che c'è stata al codice degli appalti, perché a marzo il decreto 36 esce dicendo che non è necessaria la certificazione, ma è sufficiente un'autodichiarazione da parte dell'organizzazione che attesta che effettivamente risponde a determinati requisiti in tema di parità di genere. A quel punto è venuta necessaria la modifica a luglio del 2023, dove quindi anche all'interno del codice degli appalti, in maniera chiara, veniva specificata necessariamente il possesso della certificazione per poter vedere riconosciuti i punteggi alle organizzazioni. E poi il discorso legato ai contributi, dove insomma finalmente ci siamo arrivati dopo diversi mesi, insomma le aziende stavano aspettando con ansia questo momento. Diciamo che a febbraio di quest'anno era uscito l'avviso pubblico per noi enti di certificazione, quindi effettivamente sul Dipartimento per le Pari Opportunità potete trovare l'elenco degli organismi certificati che aderiscono a questa misura, tra cui naturalmente anche DASA. E poi finalmente, insomma il 6 novembre, quindi a distanza di diversi mesi, è stato finalmente pubblicato l'avviso pubblico appunto per le aziende, quindi per riconoscere le agevolazioni sia per quanto riguarda i costi sostenuti per l'assistenza tecnica, quindi la consulenza, sia per quanto riguarda la certificazione. La finestra si aprirà il 6 dicembre, si chiuderà a marzo del prossimo anno e quindi sul sito che ho riportato sotto i riferimenti appunto certificazionipariopportunita.gov potete trovare appunto l'avviso pubblicato e tutti quindi la documentazione quanto necessario per poter presentare la domanda. Un po' di considerazioni finali. Allora, questa prassi, questo strumento ha messo in atto alcuni principi organizzativi all'interno dell'organizzazione che sicuramente hanno introdotto buone prassi. Lavorare in un contesto con buone prassi vuol dire anche buone prassi che nel caso specifico sono più rispettose degli esseri umani, vuol dire diventare più attenti, più rispettosi. Le aziende si sono molto concentrate anche sul punteggio, un po' come a scuola quando puntavamo alla sufficienza senza puntare a quanto avevo imparato. La situazione è un po' anche questa, sicuramente il punteggio finale è importante, ma e sicuramente aiutano gli strumenti che la prassi ci mette a disposizione, che le aziende hanno applicato, ma fondamentale è il salto culturale. Il salto culturale passa tramite la formazione, passa tramite la ripresa, passa tramite la consapevolezza di N comportamenti e quindi ben vengano queste cose. Perché migliorano la vita delle persone, ben venga anche l'investimento in termini culturali. Che cosa ci aspettiamo per il futuro? Sicuramente un miglioramento della vita delle persone. Questa è una norma che incide sulla qualità di alcune persone se i vertici dell'organizzazione applicano correttamente una serie di requisiti. Dall'altra parte, tutto ciò che ha messo in campo lo Stato ci lascia pensare anche a una crescita abbastanza esponenziale di queste certificazioni. Questo è un pochettino quello che volevamo raccontarvi. Siamo veramente tantissimi, abbiamo superato i 300 iscritti, quindi mi viene difficile anche gestire la chat che abbiamo oscurato per non distrarci Roberto ed io, però entrambi siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, eventuali confronti. Quello che terrei a fare è ringraziare due persone che voi non vedete, prendono il nome di Eleonora e Gaia, che sono le colleghe che si occupano di organizzare questi eventi che, credetemi, occupano una marea di lavoro e tanta, tanta fatica. Ringrazio anche Roberta, che in DASA chiamiamo Roby, perché è la persona che ha messo assieme tutta questa documentazione e ha fatto la raccolta delle informazioni principali. E ultime, ma non ultime, ringrazio voi per il tempo che ci avete dedicato. Quello che posso dire è che non vi abbiamo visti, però è stato bello stare con voi. Grazie. Grazie.